Ciao a tutti Toretti e benvenuti in questo 39esimo episodio della serie Agricola sulla mappa de Grangiura. Sto ancora per dire The Alps, comunque vabbè, lasciamo perdere. Allora, sono appena tornato dall'aratura della scorsa volta. Allora, lasciamo qui l'aratro. Direi di scollegarlo perché oggi andremo a fare degli acquisti. Allora, prima cosa però, vediamo un attimo le nostre mucche. Vabbè, ne avevamo 50. Produttività 5%. Mangiato insilato. Ok, fatemi un attimo vedere qua. Mix station, manca erba. Vediamo un po' cosa ci dice. Eh sì, manca proprio erba, perché in teoria non ci dà nulla. Cavoli. Allora, sapete una cosa? Mi sa tanto che io vado a farmi un caricante di erba. Farò per conto mio, E quell'erba lì la teniamo per noi, perché adesso vediamo un attimo. Allora, perché non sono più andato avanti in quel campo. Il campo 88. Direi che questa qua me la tengo per erba e poi il resto la trinceremo, perché come potete vedere è già cresciuto sopra l'altra erba. Ok, la trinceremo. Vabbè, sapete cosa vi dico? Allora, andiamo subito in farm. Io inizio già a fare i miei acquisti. Allora, tra l'altro ci sono in offerta in New Holland soltanto per un'ora, e mi sa tanto che l'ora sta per terminare, quindi boh, vedrò. Datemi un consiglio quale New Holland aggiungere, tipo trattore o attrezzatura, che sono scontati. Intanto che ore sono? Allora, scusate, ma se no uscivo. Sono le 8:18, quindi tra alle 9 dovrebbe scadere l'offerta. Allora, andiamo a comprarci Universal Tank. Allora, visto che non è l'unico acquisto, ero quasi tentato di comprarmi il MAN. Mi avete consigliato, un ragazzo di voi mi ha consigliato questo pack. Sono delle botti di marco, e c'è tra l'altro anche questa che non avevo visto. Però direi di andare a comprarci quella da... ci starebbe questa. Però facciamo un 45.000 euro con 22.000 litri. Compriamola. Colorazione. Facciamo bianca, no, una bella botte nera, dai, così tanto per cambiare. Mentre, ecco, tecnologia alimentare, mi compro un Kverneland, vabbè, un Silo King Prestige, sì, che è quello del ARM Team, che tra l'altro ci sarà sul, vabbè, prendiamo questo Fend, il più grosso, che tra l'altro questo silo, il Silo King, ci sarà nel FS 2017. Allora, vediamo un attimo, spero che abbiate visto il video di ieri. Sto registrando di seguito tra l'altro, e boh, forse l'episodio di Eurotrack lo vedrete in questi giorni, magari anche dopo alle 17, devo ancora vedere. Allora, spero che è già aperto. Sì, guardate la nostra botte. È un po' piccolina, però vabbè. Così con il Prestige possiamo prendere l'insilato e l'erba. L'insilato e la paglia, scusate. Switch well. Cos'è che c'è? Ah, ok. Ruote più piccole. Queste qua sono quelle agricole. Cioè. Avvia scaricamento, ma non c'è dentro niente, quindi nulla. Ok, ci mettiamo qua. La caratteristica di questo carro miscelatore è che in teoria sì, non sono tre ruote, bensì ne ha quattro, però quelle dietro sono più centrali. È come se ne avesse tre, praticamente. E adesso non so la capacità, ma so che tiene un po'. Allora, possiamo fare con keypad 4, open close door, bene. Keypad 6, le luci. 5 le luci, vediamo gli interni, che non è fatto male come interni, peccato che non ci sono le animazioni. Ctrl F e ci facciamo seguire, cioè seguiamo il
Fend, tra l'altro prima lo riempio prima di andare a prendere il latte, perché vabbè, sì, lì devo ancora finire, scusate, ma sa tanto che lo porteremo noi. Dai, andiamo noi. Non state lì a guardare che taglio i campi perché siamo di corsa. Comunque voglio farvi notare, guardate come, beh, cioè non è che siano dettagliati molto, fatti benissimo questi tubi, però ci sono molti tubicini. Da lontano sembravano fatti molto bene. Ok. In teoria non ci servirebbe il carro miscelatore, però vabbè. Vediamo un attimo qua se mi scarica. R. Allora, totale razione mista, nulla. Perché ci manca l'erba. Ok, quindi nulla. Vorrei vedere un attimo una cosa, se mi lascia caricare la paglia, perché altrimenti la paglia lì è stata buttata via. Vediamo un attimo. Oggi praticamente inizieremo. Vediamo. Ok, ce la prende, perfetto. Qui no, non va, quindi dobbiamo star su. Così almeno la portiamo nella stalla, che di paglia non ce ne sta più. Paglia 0, ok, la prendiamo tutta, dai. A sto punto. Eh sì, ci conviene prenderla tutta. Avevo portato a casa il John Deere perché era nel bosco. E gli ho attaccato l'attacco, cioè le forche per le balle, in modo da caricare le balle se caso. Invece prende questa e va più che bene. Così da fare in modo che la prossima paglia la possiamo lasciare qua. Cioè la scarichiamo direttamente qua. Come vedete tiene abbastanza, più di 20, saranno 20, 25.000 litri forse, no, 23.000, ok. 24.000, dai, buono buono. Come vedete è fatto molto bene, è fatto appunto dal ARM Team, che è il team che ha fatto il, guardate qua sopra com'è, vabbè, che ha fatto il Massey Ferguson 7000 e qualcosa, adesso non ricordo. Ora veniamo qua e spero che me la faccia scaricare. Ebbene no, non ci lascia, perché? Per quale motivo non si sa. Proviamo ad andare di là, ma no, no, non si può andare di là a scaricarla. Vabbè. Volete vedere che ho fatto una cavolata e non posso più scaricarla. Sì, vabbè, allora la lasciamo qui nel. Ok, abbiamo fatto una cavolata. In questo luogo non c'è più spazio. Vediamo un attimo se ci lascia scaricarla qui, altrimenti abbiamo fatto una cavolata. No, ok, qua ce la lascia scaricare. Ero convinto che dovesse andare di là, vabbè, forse troppa. No, vabbè, in teoria dovrebbe, per 50 mucche gli va tutto e come. Tra l'altro ho visto che qua la parte gialla si è spostata. Ok, sì, si è leggermente spostata. Ora il nostro Silo King direi di lasciarlo. Vabbè, spegniamo il tutto. Ce lo piazziamo. Apriamo la portiera. Ce lo piazziamo qua. Vado un attimo a prendere il Fend, che gli portiamo l'acqua un attimo. E poi dopo io stoppo un attimo la registrazione e vado a raccogliere l'erba, che un po' gliela porterò alle mucche. E il resto la porterò nella mix station. Allora, l'acqua mi pare che ho visto che si prende qua da qualche parte. Qua, ok. Credo, eh. Vediamo un po', sì, dovrebbe essere qui. Ricarica. Pratica questa parte qua. Questo qua azzurro ci dà l'acqua. Allora, come vedete c'è la lancetta animata, anche se. No, no, è giusta. Sì, non è proprio precisa, eh. 10. Però
In teoria saremmo a... Sì, è un po' lenta andare su, però fa giusto. Come avete visto qua è uscito Wasser, che non so che lingua sia, forse tedesco. Comunque questa botte porta molte cose, anche benzina e latte. L'ho presa soprattutto per il latte, perché dopo andremo ad utilizzarlo. Allora, spero di riuscire a scaricarla tutta. Spero tanto. Trattore un po' esagerato, però a noi non interessa. Cavoli, facciamo lo slalom tra le nostre mucche. L'acqua non va qua giù, bensì dove cavoli va? No, aspettate un attimo. L'acqua no, non mi pare che va di qua. Allora va laggiù. Perché gli altri posti... Ah no, ok, c'è la botte, perfetto. Tu ti sei infiltrata qua dentro? Mannaggia te. Vabbè, dai, passiamogli sopra. Adesso non ho mai provato a scaricarla, però sì, è qua al posto. Allora, vediamo. Ok, di là devo stare. È collisionata, quindi piccolo problemino tecnico. Vediamo se riesco a fare sta manovra. Dai, che sennò il video diventa troppo lungo. Comunque spero che vi sia piaciuto il video di ieri. L'avrò già detto mille volte, però ve lo ripeto. Ok, con il tasto R ricarico l'acqua. Teoria, vediamo un po' se funziona lo stesso. Per vedere se funziona, vado qua dietro e sì, funziona. E nulla, io faccio un piccolo stacco, vado a raccogliere l'erba con l'autocaricante, anche se però sapete una cosa, ci sono queste balle qua. Proviamo un attimo con una. A vedere se ce la prenderà la Mix Station. E per ora magari non faccio il taglio. Almeno queste qua sul carretto le posso prendere. Allora, selezionato. Ok, perfetto. Così non sto qui a fare. Magari faccio un taglio e sposto soltanto queste. Che poi dopo ci sarebbe anche l'insilato, che a sto punto lo do tutt'ora. Il mio intento era quasi quello di andare a vendere il latte, però mi sa tanto che non riusciremo. Ok, prende questo qua. Vediamo un po' se aumenta. Aumenta di poco, quindi a sto punto direi che faccio un piccolo stacco e ci vediamo dopo quando è pieno tutto di erba, perché andrò a raccoglierla nel campo. A dopo. Bene ragazzi, rieccomi qua. Bene ragazzi, rieccomi qua allora. Ho riempito il carro, 45.000 litri tiene, quindi siamo a posto. Direi di tenerne da parte almeno un 10-15.000 per darglielo così direttamente. Allora, però, qua ne tiene 50.000, quindi vabbè, dai, stiamo un po' indietro. Quando arriva giù 10-15.000 lo stoppo. Direi di fare a 15.000. Anzi, facciamo 12.000. Lì la barretta è andata su quasi tutta, appunto tiene 50.000 litri, ma lo riempirò io per conto mio. Tanto dopo dovrò riempire sia la paglia che l'insilato. Ora gli diamo un po' d'erba qua in modo che ne abbiano un po', anche se secondo me era meglio dargli più erba qua. Vabbè, dai. 12.000 litri sono più che sufficienti. Ora. Vediamo un attimo. Vabbè, nuvola mi sa che non ne compreremo perché manderò avanti il tempo. No, vabbè, il latte lo prenderemo magari prossima volta. Allora, il carro era qua. Ce la faccio salire? Sì che ce la faccio. Come vedete sta buttando giù tutte le cose, i vari prodotti. Scorsa volta... No, l'avevamo già fatto. No, mi sa che non l'avevamo mai fatto. Allora, vabbè, lasciamolo miscelare un pochettino. Vediamo quant'è. Allora,
totale trazione mista 116 litri, 166 o 116, vabbè. Allora io direi di fare una cosa di questo tipo: la scarico e mi faccio un carico di insilato. Ok, scaricato, così che gli do già l'insilato, così che sono anche a posto. Ok, comunque fa delle manovre molto strette, è molto comodo. Iniziamo a raccoglierlo. Insilato ne abbiamo 40.000 litri, e vabbè, mi sa tanto che tra un po' inizierò, perché devo ancora finire di trinciare, non sono più andato avanti per conto mio, e quindi tra un po' inizierò a riempire l'altra trincea. No, forse riempio nuovamente questa. Vedrò. Vedremo, vedremo. Vediamo un attimo una cosa. Quanto siamo in percentuale? Percentuali così dei raccolti siamo un po' bassi. Comunque il 20% produzione. Erba insilata, no? Reazione mista quel pochettino. E concime, vabbè. E la paglia. Ok, acqua e paglia siamo a posto. Insilato non ricordo se me lo... me lo lascia scaricare anche qua. Ok, me lo lascia scaricare anche qua. Quindi lasciamo giù tutto l'insilato. Tanto qui va avanti per conto suo. Io adesso gli do nuovamente un occhio quanto è. Ma proviamo ad andare avanti il tempo. Ok, sapete una cosa? La promozione non c'è più. Esatto, non c'è più. Aspettate, questa qui è da 4,5 m. Troppo piccola, mannaggia. Però ce l'abbiamo già la barra, quindi nulla. Noi eravamo qua, ma andiamo avanti il tempo finché è pieno. Andiamo avanti fino alle... fino alle 4, ok. Tanto, forse è esagerato, eh. Vabbè, quando finirà il fieno siamo a posto. Cavoli, però fieno ed insilato, fieno ed insilato sono quelli che consuma di più. 75.000 litri sono più che sufficienti. Comunque questa modella mix station, che ve la consiglio io, perché non contrariamente con le balle di fieno non dovete starli a mettere una balla di fieno, una di paglia e poi insilato. Qui è molto più comodo. Vedete tutto lì e poi lei vi miscela. Allora qui non siamo sotto bene. Guardate quanto insilato che abbiamo. Per farvi capire. Vediamo un attimo, sono 80.000. 75.000. Buono, buono. Come vedete. Ora sta buttando giù paglia. Va bene, dai. Si potrebbe venire qua anche direttamente con un carro, Adesso qui in farm mi sa che di carri non ne ho. Comunque dovrò comprarmi un carro più grande. Magari sostituiremo il Le Bulls. Ma tipo qua non riempie niente? Ah ok, ora sì. Riempiamo anche questa. E il latte... dai dai. Direi che facciamo una cosa. Finito di scaricare qua, andiamo a riempire il latte e proviamo a vedere se si può vendere. Soltanto da provare. Ok. Vabbè, lasciamolo qui, intanto non ci serve più per ora. Così che oggi abbiamo veramente sistemato per bene le nostre mucche. Perché avevo chiesto scorso episodio, no, due episodi fa, cosa fare nel prossimo episodio. La scorsa volta aveva vinto... che hanno fatto aratura, mi pare. Sì, aveva vinto l'aratura. E poi c'era anche una buona quantità di persone che ha messo cura del bestiame, così. E è ciò che abbiamo fatto oggi. Ora andiamo a prendere il latte, che si prende qua. Esatto. Ricarichiamo la nostra cotte. 11.000 litri ce ne sono, giusto? Sì, vabbè, erano 11.000. E andiamo a vedere, direi di non venderlo, perché alla sera, ho capito, alla sera vi vende il latte direttamente, capito?
ve lo vende in automatico. Infatti sono andati su un po' i soldi, mi sa. Mentre alla cioè voi durante il giorno potete venire qua a prendere il latte e poi lo portate in farm in cui potete fare latte lunga conservazione. Cioè adesso non so bene che tipo di latte potete fare. Potete trasformarlo in pratica e poi lo vendete come prodotto già finito. Ok, spero di non sforare con i tempi. Comunque oggi veramente abbiamo fatto un sacco di cose. Questa vasca qui non la riempio neanche più intanto. Visto che l'insilato posso lasciarlo all'interno. Lo so che non è tantissimo il latte, però vabbè. Allora, da quel che ho capito, il latte lo scarico qua. Latte UHT. Adesso vediamo, lasciamo aperti gli add. Allora, ne ho scaricato un pochettino. Quanto? Vabbè, ne ho scaricato un pochettino per vedere con sicurezza quanto siamo. Allora, qui non dovrebbe comparirci nulla, infatti, dovrebbe comparirci qualcosa qua. Ok, latte ci compare qua e qui dovrebbe comparirci un bidone tra un po'. Allora, noi lo scarichiamo. E vediamo un attimo, così che andremo a fare un bel po' di latte e poi lo andremo a vendere. Container ci dice, però non sono container. Ok, latte dovremmo riuscire a chiudere. Sì, andiamo sopra il 100%. Quindi pallet container ci va su ad uno, credo. Non l'ho mai provato, vediamo. Ok. Andiamo un attimo avanti il tempo. Perfetto. Vedete, ci sta mettendo giù il latte. Guardate che bello il getto. Sì, vabbè, in teoria non è così all'aperto. Poi voi potete andare qui e lo prendete. È un po' un casino con le forche. Dobbiamo comprarci un paio di forche. Temperatura 137 gradi, work in progress. Vedete? Ve lo trasforma. Allora, io direi di andare qua. Scaricare l'ultimi 1000 litri prima di terminare. Mi sa che non riusciamo. Vabbè, qua va giù ancora piano piano. Qui tutto il lavoro da andare avanti il tempo. Adesso proviamo. Vedete, sì. Poi proverò a spostarlo perché qui dopo non ci sta più nulla. Dovrò comprare le forche. Penso comprarmi quelle di default. Poi magari andremo sulle CSZ o qualcosa di simile. Come vedete qua ne viene giù troppo. Non c'entra nemmeno il buco. Mannaggia. Ha chiuso il buco. No, no, l'ha chiuso. Perfetto. E qui cosa fa? Si ferma giustamente. Ok, quindi dovremmo fare 9 di questi. Perché se ne abbiamo fatti 1000. Ne abbiamo fatto uno con 1000 litri. Con 9000 ne faremo 1000. Cioè 9. Con 9000 ne faremo 9, ok. Qui direi di lasciar così. Anzi, dovrò fare la screen per conto mio, quindi lo lasciamo collegato. E nulla, ragazzi. Io spero come sempre che questo video vi sia piaciuto. Spero che l'acquisto cioè che anche l'elaborazione appunto con il Silo King vi sia piaciuta. Veramente un'ottima mod. Che è una delle prime volte che l'utilizzo decentemente, se no l'ho provato soltanto poco. E anche l'acquisto di questa botte che ci è servita per la nutrizione, cioè per dare un po' d'acqua agli animali e per portare qui il latte, vi sia piaciuto. E nulla, io vi ricordo come sempre di lasciare un bel like, commentare, condividere il video e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao a tutti Toretti e al prossimo video.